bene, prego. Fai bene, facciamo bene. Oh! Ma se ne vanno! Fabio! Non è la difesa! Mimmo da! Mimmo! Non è la tamma vicino! È un onore avere un bacchero da Don Mario! Bravo, piglia le nata! Piglia le nata, ango! No! Per tutto quello che io ho fatto per te, ricordati! Lorena, difesa! Tranquillizza Mario! Guarda, Lorena! Ha cantato bene! Lorena, no, non Mario! È lui! Il colpevole! Mimmo! No, Massetto! Secondo me questo è quello vero, Nino, questo è quello vero, eh. Olè! Dancio! Mario me! Già buffe pacca! E Ivo no! Chi da già buffe pacca! Ma uno solo, ma buono! Perché? No. Allora, così, Anche il compariello mi aiuta! Zitto, Piz! Signora, buonasera Mario maestro! Ti sei divertito? E papà è il tuo ristorante! Ma che pubblico! Ma infatti! Ma che vuol dire? Ha ragione il maestro Lino! Ma che ragione! No, tu l'hai rovinato! Adesso quando canta la canzone E figli o sai che sono su Pizzecora? Tutti quanti pensano che sta pensando i figli del paparella, no. Hai capito? Ti do il microfono così non mi puoi dare schiaffi. Ma perché tutto quello che ho detto non si sente? Sì, no, si sente. Non lo ripetiamo nella tua. No! No! Piano piano. Ciao, mamma! Ma guardate che gente! Mamma! Ma guardate! Io. Ha già buffe pazze! Vabbè, ma io ho cercato di dare maggiore risalto. Io ho parlato a caso con mia moglie, i miei figli. Quante puntate hai fatto? Queste 13, anche 13. E io da quante puntate sono uscito? È dalla seconda, 12 puntate. 12 due pacche la puntata. Ah, tu, 24. 24 pacche. Mamma mia. Sì, un poco anche di qua, Mario, perché se... Ah! Ma si sente qua? No, si sente qua. Ma sai perché ti ho baciato? Perché sei un grande artista. Troppo buono, Mario, no, ma mi commuovi. Dopo Bassolini, Ervoli, e fatti il pizzicapro e Mario per qua, scusa, Mario, però, ti ringrazio, sono grosso pure i paccheri, però, che mi dai, perciò ti ripeto, sei un poco anche di qua, anche per par condicio. E che bella femmina tiene vicino. Mi stanno andando proprio male questa sera. È abbastanza, stasera non è sera. Però scusa, vicino alle telecamere. Ecco, beh, a te tu le sa buffe pacca. A essa le sa buffe vasa. Sì, ecco, vedi che differenza. Beh, mi sembra anche normale, giusto? Spero male. Che non sia il contrario. Voglio dire, sia per lei che per me. Però una cosa che ti volevo dire, io, ma quando tu tornavi a casa. Sì. Ecco, dopo questa mia imitazione, i tuoi nipoti, ovvero sì, i bambini. La nipotina di Camillo. Un nonno, guarda! I bambini non facevano! I bambini non facevano! Sono chi che faccio! Stasera! Dai, insomma, sono carezzo! Tu lo sai, Dino, ti voglio bene! Sei visto? Ma quale nonno! Ti dai un scemo! Grazie, troppo buono! Che buono! Troppo buono, troppo buono! Però complimenti! Ah, grazie! Complimenti! Alice e America! Sciacca e America! Però una volta soltanto mi puoi dire, i bambini fanno E credi? È una canzone, tu dici, i bambini fanno I bambini fanno Esattamente! Grande Mario Merola, io mi sono permesso di imitarlo perché se magari il personaggio che io ho imitato magari ha avuto successo è perché lui è un grande, è facile magari imitare e avere successo quando si imita un grande, lui sicuramente lo è storia di Napoli e quindi credo di essere io onorato di aver fatto. Ti ringrazio, però hai fatto un grande... Non te lo mettiamo questo qua. È bello perché mi hanno messo il microfono 3 ore prima. E ora non c'è. Mi hanno messo il microfono 3 ore prima. E ora non so, poi dopo... Allora, eccolo qua, te lo metto io. Ecco qua, faccio... Ne
nella colluttazione era andato bene. Sì, nella colluttazione, sì, sì. Vabbè, quando mo dici? Vabbè, ma ne si sente adesso? Si sente adesso? Si sente? Tutto ok, tutto ok. Tutto ok? Okay. Facciamo... Allora cominciamolo qua. No, vatti a sedere. Pigliamo posto. Volevo dire che hai fatto un grande acquisto. Eh beh. Un domattista d'accordo con me, però. Però... No. Sono guadagnato almeno nella bellezza, almeno degnamente. Ti accompagna Loredana lì e tu magari, se ci dai il piacere di sederti. Tu c'hai il nome di mia figlia, Loredana. Sì. Allora accompagniamo di nuovo Loredana. Prego. E Mario Merola originale resterà con noi in questo talk show. Ecco, insieme a Mimmo Dani Rowena. Mimmo Dani, che bella cosa! Subito, io voglio chiedere, visto che facciamo il talk show anche con Mario Mera. Mario, facciamo Piazza Pulita questa sera. Di che cosa tu vorresti fare Piazza Pulita in generale? Non dovresti avere più a te. Ma io mi vado cercando proprio io. Però da Giavri. Ah, che disgraziato. Io scherzo, da Giavri, perché mi sei simpatico a me e a tutto il popolo che ti vede in televisione. Grazie, sei grazie. Bravo. Grazie. Sei bravo. Enrico Durazzo, Enrico, per caso c'è una poesia? Per caso.